salve a tutti. Oggi parliamo dell'impianto di osmosi. Vi faccio vedere tecnicamente un po' come riuscire ad assemblare per le proprie esigenze un impianto di osmosi. In tanti avete richiesto questo video e ecco, vi accontentati. Allora, questo è un impianto classico con bicchieri da 10 pollici e membrana da 50 galloni. Questo impianto è ottimo sia per acqua dolce che per marino, però partiamo sempre da un però, perché l'impianto di osmosi va assemblato in base ai TDS che vi escono dall'impianto di rubinetto. Allora, normalmente per un impianto efficace per l'acquario marino noi consigliamo un impianto classico a tre stadi con l'aggiunta di un bicchiere e un portaresine con delle resine ionizzanti. Anche qua ci stanno due tipi di resine, le Deon Ultra, Deon Vid, questa è una delle marche che trattiamo noi, ma ci stanno le Triton D, ci stanno le Acupette, ci stanno le Neos, ce ne stanno tantissime, molto valide. Che cosa serve all'impianto booster? La pompa booster, questa qua serve per coloro che hanno poca pressione dall'acqua di rubinetto. E la consigliamo un po' a tutti perché mediamente si arriva intorno ai 2,5-3 bar di pressione. È un impianto con un bicchiere in più, ha bisogno almeno di 4 bar di pressione per un ottimo funzionamento. Come membrana, questo impianto parte di serie con la 50 galloni. C'è la possibilità di avere anche la 75 galloni. Che cosa cambia? La 50 galloni trattiene più sostanze a differenza della 75, perciò noi consigliamo normalmente chi ha un TDS intorno ai 4-4,50 di TDS di montare una 50 galloni. Uscirà meno acqua, però esce più pura, questa è la differenza. Viceversa, chi ha un TDS da rubinetto intorno ai 200 può tranquillamente comprare anche un impianto con una membrana da 75 galloni. Attenzione, se montate una membrana da 50 galloni dovete comprare una pompa booster da 50 galloni. Chi invece compra la 75, ovviamente bisogna comprare la pompa booster da 75 galloni. Vi faccio vedere un impianto classico. La prima è sedimenti, seconda cartuccia carbone, questo è il Vassel per alloggiare la membrana o da 50 o da 75. Gli impianti sono quasi tutti quanti similari, qualsiasi marca, sono molto molto simili, perciò non c'è grossa differenza. Questo qua è il portaresine. Serve per alloggiare all'interno le resine deionizzanti. La Deon Ultra, faccio vedere questa qua per una questione di comodità perché mi trovavo questa per le mani, è una resina deionizzante a letto misto ma non ha viraggio di colore. Invece la Vir vira il colore, perciò vi fa capire quanto è ancora efficace o meno questa resina. Penso di essere stato chiaro e vi aspetto a breve con un nuovo video su come fare i test Anna NO3 e Lovetto anche 736. Un abbraccio a tutti.